Giulia Basel, direttrice artistica del Metateatro Florian e direttrice artistica anche del Festival Palla al Centro, che propone una serie di spettacoli per bambini. Si ritorna finalmente in presenza e ci saranno anche più piccoli. Sì, hai detto bene, i più piccoli sono stati tenuti lontano da tante cose culturali, adesso riprendiamo visto che c'è già un certo entusiasmo per venire. Questa è un'occasione unica perché è un festival che noi organizziamo insieme ai nostri colleghi delle regioni Umbria, Marche e ovviamente Abruzzo. E quindi questo festival gira ogni anno in una delle tre regioni, quindi a Pescara arriva ogni 3 anni e fortunatamente questo è l'anno. Sì, ci saranno 17 spettacoli in 3 giorni e mezzo, e quindi con iniziative la mattina, il pomeriggio, la sera, spettacoli che arrivano da tutta Italia, ma con particolare riferimento e focus sulle nostre 3 regioni promotrici. E infatti ci saranno anche delle prime nazionali di lavori che debuttano proprio a Palla al Centro. Vorrei nominare in particolare gli spettacoli abruzzesi, uno spettacolo nostro del Florian che debutta in prima nazionale, si chiama Maldanno, è l'edizione definitiva che è nata a Maldanno, storie che curano anche con riferimento al Covid naturalmente, ma è divertente, è brillante, proprio per di ripresa insomma dopo questo periodo. E poi ci sono 2 giovanissime autrici e attrici pescaresi che si sono fatte molto apprezzare anche a livello nazionale, hanno vinto dei premi importanti come Laura Nardinocchi che ha vinto il premio scenario e nonché anche finalista del Inbox e vincitrice anche del Fringe di Roma, così come anche si è fatta molto apprezzare Francesca Camilla D'Amico col suo spettacolo Paolo dei Lupi, che anche è arrivata finalista in diverse gare molto, molto significative. E all'ultimo spettacolo abruzzese della vetrina è invece un lavoro del Teatro del Crac di Ortona. Assessore, qual è stato il contributo del Comune di Pescara nella realizzazione di questo cartellone? In questo caso noi abbiamo messo a disposizione la bellissima struttura dell'Aurum, il piazzale Michelucci, dove si cimenteranno tanti giovani che dopo un periodo di costrizione dovuto al lockdown hanno tutta la voglia di esprimersi e di manifestare tutta la loro gioia attraverso queste rappresentazioni teatrali di grandissimo lustro e importanza come quelle che vengono presentate in questo caso dal Metateatro di Giulia Basel.